L'ARPA Umbria nasce negli anni, fine anni, a inizio anni 90 a seguito di un referendum sullo scorporo, diciamo, delle competenze ambientali del sistema sanitario nazionale. Successivamente nel 94 vengono create le agenzie a partire dall'ANPA nazionale, il cui primo direttore fu Walter Canapini, che è il nostro precedente direttore generale. Poi da lì in poi, a fine anni 90, cominciano a crearsi, a svilupparsi le leggi istitutive delle singole regioni e poi piano piano affermarsi le agenzie. Le agenzie sono diciamo un'unione delle competenze tecniche e delle competenze che prima erano presso il sistema sanitario nazionale. Oggi sono passati 25 anni. Sono qui tutti i direttori generali delle agenzie, c'è il sistema nazionale, c'è ISPRA, proprio per mettere un punto e fare un punto su questi che sono stati i 25 anni. La necessità, cioè, per l'agenzia di affermarsi, di supportare quello che è la strategia fondamentale per la nazione, per l'Italia, ma io direi per il mondo, quella della transizione ecologica e energetica. E il sistema dell'agenzia, rispetto a questi obiettivi generali, può e deve, e sicuramente lo sta facendo e lo farà, dare un supporto fondamentale. E che significa per voi l'inaugurazione di questi nuovi spazi? L'inaugurazione di questi spazi insieme agli spazi di ITS è la conferma della strategia che abbiamo intrapreso 4-5 anni fa, e quindi siamo orgogliosi perché avevamo pensato che una partnership pubblica-privata nella formazione fosse fondamentale, perché la formazione e quindi la cultura dell'individuo a vari livelli, a partire dalle classi più piccole, che sono le classi dell'elementare, delle medie, ma poi in questo caso è la scuola post-diploma, è fondamentale proprio per intercettare e supportare quello che è la vera, diciamo, crisi, che è quella della crisi climatica. E quindi qui formiamo delle persone in grado di supportare con le loro competenze la transizione energetica. Come sta l'aria nella Conca Ternana? Beh, l'area della Conca Ternana è, diciamo, è l'area più complessa per due ordini di motivi. È ovviamente la storia industriale con la più grande acciaieria di acciai speciali, e per la sua geografia, la morfologia della conca, si chiama appunto Conca Ternana. Rispetto a 10 anni fa sono stati fatti grandi miglioramenti, c'è ancora da lavorare, soprattutto sulle polveri, soprattutto su alcuni metalli tipo il nickel, ma sono fiducioso perché abbiamo le competenze, abbiamo le menti per riuscire a vincere anche questa battaglia. Grazie. Una nuova amministrazione comunale che già si sta muovendo molto. Avete avuto modo di avere dei contatti? Com'è il vostro approccio verso questa nuova amministrazione? Beh, oggi abbiamo invitato l'amministrazione, sicuramente il sindaco con il suo rappresentante verrà, e noi, come abbiamo sempre fatto, siamo a supporto degli enti, a supporto dei cittadini, e quindi sicuramente inaugureremo una nuova stagione di confronto, di dialogo, per appunto quello che dicevo prima, cioè di supportare la transizione energetica, perché l'Italia, il paese, l'Umbria ha un'occasione unica, cioè quella di cambiare realmente il paese, e noi siamo pronti a mettere le nostre competenze a disposizione della politica proprio per intercettare e supportare la transizione energetica.